È nata e cresciuta mia figlia. Lasciavamo le porte aperte. Non avevamo niente di cui avere paura. Aiuto! Che fai qui a quest'ora? Che succede? Sono i Clementi. Sono spaventati per qualcosa che hanno visto sulla telecamera del loro cancello. Chi è che stanno arrestando? È Walter, con la sua figlia Maria. Perché quella ragazza sta proteggendo il padre. Però non ti preoccupare, gli ho detto che tu non c'entri niente, quindi... Ha confessato sulla scena del crimine, non ce lo dimentichiamo. E adesso dici che è successo da Pilati. Quelli come noi sono diventati dei bersagli, c'è poco da fare, il mondo è cambiato. C'è una brutta notizia che devo darvi. Maria Spezzi, la vostra compagna, è in ospedale. Pilati è un uomo cattivo, quello è un uomo malato. Io non capisco perché tu indaghi su tutti e ti rifiuti sistematicamente di indagare su nostra figlia e su quello che ci nasconde della sua vita. Dai. Mordi il frutto proibito. Io ti odio! Tu non sai nemmeno che significa essere innamorati! Dicono che sei instabile e violento. Ricordo bene quando arrivai qua per la prima volta. Mi dissero che Forte dei Marmi era un posto di mare raffinato. Era come se fossi entrato in una cartolina, dove tutto sembrava una perfetta messa in scena.